Salve, appuntamento numero 2 con il Poderoso Caffè. Oggi torniamo in una location amica, quella del Bistro Scaramante qui a Montegranaro in Viale Zaccagnini. Ospite quest'oggi Valerio Cucci. Ciao a tutti. E con Valerio ricominciamo partendo dal momento dell'XL Extra Light. Valerio, che succede nei finali alla Poderosa? Come mai questi... Prima il blackout di 5 minuti con Piacenza, quello addirittura dell'ultimo minuto contro Orzinuovi. Cosa scatta dentro la vostra testa? È una prima bella domanda, nel senso che... Sono entrato subito a gamba testa. Esatto. Sì, no, non lo so sinceramente cosa scatta. Sicuramente vuoi un po' l'ingenuità di alcuni momenti, di alcuni episodi, vuoi un po' anche... la poca esperienza forse nell'affrontare quei determinati momenti e poi forse anche un po' la sfortuna di due squadre che ci hanno saputo punire i momenti più giusti. Alla fine ci ritroviamo una classifica secondo me un po' beffarda, perché potremmo sicuramente recriminare sul fatto sicuramente di Piacenza e anche di Orzinuovi, dove siamo stati bravi comunque a rimanere sempre in partita e poi praticamente a vincerla e a perderla allo stesso momento. Prendiamo il lato positivo, comunque in tre partite, tre prestazioni comunque nel complesso sempre convincenti, potevamo essere comodamente pari merito in classifica con Verona. Sì, no, infatti tra l'altro magari introduco anche Mantova, perché sicuramente anche loro potrebbero recriminare la stessa cosa, in quanto con Milano in casa hanno perso di un punto e anche a Ferrara sono sempre stati in partita e sempre stati sopra, quindi sicuramente è una classifica dove noi sicuramente avremmo dovuto raccogliere di più e invece adesso ci ritroviamo un po' subito con l'acqua alla gola, però è un po' anche il bello e il brutto di questo sport. Mantova, l'hai detto tu, l'hai introdotto, l'avversaria di domenica, giochiamo alle ore 18 al Palasavelli, seconda partita casalinga della stagione, partita da ex per te, un anno e mezzo appunto agli Stinks, che ricordo ti porti dietro e come sarà affrontarli? Prima volta, se non sbaglio, da avversario? Prima volta da ex. No, è un ricordo bello perché a Mantova sono stato bene, ho conosciuto, al di là del fattore cestistico, ho conosciuto tante persone che mi hanno accompagnato e che tuttora sento in quel percorso che fu. E a Mantova sono stato veramente bene, al di là di tutto. E secondo me adesso invece affrontarli, parlando proprio praticamente di quello che andrà a succedere domenica e parlando poco di ricordi, incontriamo secondo me, io ho detto, mi ricordo in un'intervista in cui feci in un'altra occasione, in cui collocavo Mantova subito dopo le tre favorite che per me sono Forlì, Verona e Udine. E non credo che le cose siano cambiate dopo due sconfitte per loro, che come ho detto prima sarebbero potute essere tranquillamente due vittorie, quindi secondo me sarà una partita difficilissima. Loro sono lunghi, hanno tanti giocatori per ruolo, hanno due americani che si presentano da sé e quindi sarà divertente secondo me. Spazio ai colleghi se vogliono fare qualche domanda. Vabbè, proprio per concludere questa domanda, cioè, qual è la cosa che proprio temi di più di Mantova? Che sia un giocatore o altro, insomma, ma la cosa che più ti prova un po' di Mantova? Ma nel complesso, secondo me adesso potrebbe fare la differenza il fatto che loro hanno confermato un nucleo, uno zoccolo duro dall'anno scorso che sicuramente nelle prime partite di campionato potrebbe fare la differenza, in quanto l'allenatore è lo stesso, i giocatori sono lo stessi. Chi mi fa paura non lo so, non credo, forse ripeto, la coppia di americani è veramente, veramente forte, perché appunto Clark e Lawson sono due giocatori che ormai sono anni che bazzicano in Italia. Sì, soprattutto anche in tutte e due le serie, non solo in Serie A 2 ma anche in Serie A 1. Sì. E quindi non lo so, secondo me nel complesso loro sono veramente una gran bella squadra. Qualcos'altro? Ha ragione, abbiamo detto in tutte le salse che durante l'estate con la costruzione del roster, quando può pesare l'elemento psicologico su una squadra appunto con l'età media alquanto verde, con gli epiloghi che abbiamo detto in apertura di questa puntata del Poderoso Caffè, una squadra che bene o male è stata largamente in corsa, soprattutto in casa con Piacenza, poi ha patito quello che ha patito e la beffa nel turno scorso, al di là quindi l'analisi tattica, tecnica, l'elemento psicologico su un ragazzo
proiettabili in questo palcoscenico, come può vivere Riverbero? Non so se esiste poi questa dinamica del fatto degli elementi psicologici o no, nel senso che poi ognuno, questa domanda secondo me andrebbe fatta personalmente ad ogni elemento della squadra. Penso che la pallacanestro è fatta di episodi, cioè una pallacanestro dove tu con Piacenza abbiamo dimostrato di fare un plus minus per, non so, 30 minuti praticamente di più 25, riesci a perdere la partita in 6 minuti e 30. Due antisportivi, non so, dei canestri concessi, due triple di tabella che abbiamo preso, un 3 secondi fischiato al 38esimo minuto e 30 secondi. Ci sono tanti elementi che, ripeto, come prima potrebbero influire o no. Sicuramente l'aspetto della gioventù influisce, però poi alla fine bisogna vedere anche chi le partite le finisce, bisogna assumersi anche le responsabilità individuali e di squadra di conseguenza per le vittorie e per le sconfitte. Qualcos'altro? Come si deve reagire, a due sconfitte così? Vincendo. Che tra l'altro è anche la cosa che potrebbero dire loro, visto che è arrivato, cioè, che l'andamento è lo stesso, no? Loro hanno vinto la prima e perso le seconde, quindi ci sarà qualcuno molto deluso e qualcuno che invece si rimetterà in carreggiata. Speriamo. E le due, che... ho detto prima, dicevo il bello e il brutto di questo sport, nel senso che è ovvio che in un campionato poi così competitivo quale il nostro, dove veramente dalla forse seconda, terza posizione fino alla quattordicesima, veramente tutte le partite non sono mai scontate. Penso appunto a Milano che ha vinto a Mantova, ma a Roseto che ha vinto a Caserta, o a veramente delle squadre, Orzi Nuovi che ha giocato fino alla fine a Ferrara, è un campaccio, perché quello è un campaccio. Cioè, non c'è... Infatti il grande rammarico secondo me è che in un momento così equilibrato, e come sarà spero e credo per tutto il campionato, ovvero del nostro girone, buttare al vento 4 punti, magari non 4, facciamo 2, pesano. Adesso pesano perché Imola è già 0-3, perché adesso potresti affrontare le partite con più serenità e non magari subito con l'obbligo della vittoria. Noi adesso nelle prossime tre partite andremo a incontrare tre squadre che sono nel nostro stesso piazzamento in classifica ad oggi. Tra tre partite faremo un bilancio, se saremo stati bravi a reagire per davvero o no. Certo è che ci siamo un po' complicati la vita da soli e adesso è inutile cercare recriminazioni, ma vince. Speriamo. Rimanendo più sereni possibile, immagino, perché comunque farsi prendere magari dall'ansia, mi rifaccio un po' quello che ha detto Gianni ieri, i fattori negativi devono essere più uno sprone che qualcosa che ti pesa sulle spalle, altrimenti sei il rischio di andare in campo ancora più ingobbiti. No, beh, certo, cioè, è un po' la retorica, no? Nel senso, squadra che ha perso adesso si vorrà rifare in trasferta, o squadra che ha perso si vorrà rifare. Sì, però a chiacchiere poi siamo bravi tutti, perché di nostro non abbiamo perso di 40 punti a Orzi Nuovi e ci dobbiamo rifare di una brutta prestazione. Noi abbiamo semplicemente buttato al vento due partite, perché abbiamo vinto due partite e perso. E non abbiamo, come ci ha detto anche il coach, ma come ho pensato sempre io, non abbiamo perso, cioè non hanno vinto loro a volte, abbiamo proprio perso noi. E questa è la cosa che fa più male adesso, perché potresti essere in un momento diverso. E quindi sì, certo, l'ansia e le cose sicuramente fanno parte del gioco, ma alla fine sono i fatti, penso, che contino. Vorrei lanciarti una domanda extra basket, Valerio. La domenica, l'ultima partita di casalinga nostra con Piacenza, è sfoggiata una maglietta con scritto Stop War. Abbiamo seguito le vicende della guerra in Turchia, si è parlato molto della figura di Enes Kanter, appunto cestista anche lui, che si è schierato apertamente. Cosa significa? Perché hai voluto fare quel gesto? Perché ne fece un altro molto simile a Siena, quando ci fu l'attentato a Parigi da parte, fu il primo episodio mi sembra dell'ISIS. Del Bataclan, diciamo. Del Bataclan, non mi ricordo se fu conseguente a Nizza o antecedente, comunque mi sembra fu comunque in quel periodo lì.
e anche lì perché penso in realtà se hai un paio d'ore sintetizziamolo magari no perché penso che noi siamo dei giocatori che e delle persone in generale che hanno degli obblighi e dei doveri. Noi come giocatori di pallacanestro abbiamo l'obbligo di scendere in campo, di essere professionali e di cercare di fare il nostro. E forse per la figura di un cestista, e qua adesso è stato bravissimo sempre anche Roberto Saviano a fare una... Ne ha parlato della storia di campo. Sì, venerdì sera della storia appunto di Enes Kanter che... è difficile metterci la faccia. Allora io poi ero rimasto molto colpito da alcune dichiarazioni e da alcuni fatti, ovvero che adesso la guerra che c'è nel Rojava, loro dicono c'è stata la nazionale turca che invece per solidarietà a Erdogan ha esordito con un saluto militare. Loro dicono ma non è facile per loro, visto poi quello che anche è successo a Kanter, manifestare contro una decisione di un attacco di guerra vero e proprio. Allora io mi sono detto dentro di me, ma per me invece è facile poter dire basta la guerra, perché sono concetti che magari uno fa in terzo asilo, che uno dice ma basta la guerra, we are the world, pace, arcobaleno, eccetera, eccetera, però alla fine praticamente che fai? Che certo. Fai? E io non so cosa fare, però intanto lo dico, e allora ho detto proprio lo dico. Lo dico, intanto lo diciamo. Intanto lo diciamo. Poi vediamo quello, se riesce a smuovere qualche coscienza. Perché io penso che se tutti quanti dicessimo in questo momento, sono un po' queste iperbole che uno crea, no? Nel senso che lanciamo fiori, non lanciamo... È ovvio che non voglio essere un hippie, un pacifista. Certo, in realtà adesso sono parole che magari sembrano quasi, ecco appunto, buonista, pacifista, sono parole che adesso sembrano quasi ridicole. Connotate anche negativamente. Connotate negativamente, ma se ci pensiamo alla fine uno deve semplicemente dire, io non parlo di politica o di economia o di... sociologia o di chi per altro, ma uno se dice basta la guerra, basta la guerra. Se poi c'è qualcuno che è contrario a questa cosa, ci sediamo e ne parliamo, però penso sia uno di quei cardini di una società civile dove uno non deve poi mai mettere in dubbio, no? Nel senso, se uno dice basta la guerra, basta la guerra. Faccio un esempio stupido, non toccare i bambini, uno non deve toccare un bambino, difendere le persone anziane, o tantomeno ci sono dei cardini in una società in cui uno deve rispondere e esserne sempre solidale. Io per faccio giocatore di pallacanestro e non posso magari partecipare a una manifestazione o tantomeno perché sono impossibilitato proprio tecnicamente. E allora metto una maglietta e provo a dirlo così. Domenica sfoggi qualche altra maglietta? No, quella di siete. La sopramaglia classica. La poderosa cercando di vincere la partita, dai. Ok, grazie Vale, grazie per la chiacchierata. Ringraziamo Scaramante Bistro che oggi ci ospita qui nella location di Viale Zaccagnini a Montegranaro. Poi l'appuntamento col Poderoso Caffè ovviamente a venerdì prossimo, ma vi aspettiamo domenica alle ore 18 al Pala Savelli per la partita contro la Pompea Mantova. Una buona serata. Ciao!